Eccoci ancora una volta qui con Enzo Di Mauro e i suoi programmi che ci danno sempre l'opportunità di raggiungere tutti i nostri telespettatori, quelli che seguono Enzo Di Mauro, quelli che seguono le attività del Comitato della Madonna Assunta. Siamo molto contenti di continuare queste preparazioni che stiamo facendo per la festa 2018. Ogni anno il Comitato si è impegnato in fare delle cose nuove, in fare delle cose di qualità, e così abbiamo visto un crescendo continuo in questi che saranno i festeggiamenti, e soprattutto ricordando che quest'anno 2018 il Comitato celebra 45 anni di vita, di attività con la Madonna Assunta. Vogliamo ricordare tutti quelli che sono passati al cielo, al paradiso, e che hanno fatto parte in diretta nel Comitato, ma anche partecipanti delle nostre feste. La festa di quest'anno 2018 ci avvicina anche un po' a quello che sarà la celebrazione del centenario della parrocchia di Santa Brigida, la nuova casa della Madonna. 100 anni di vita, 100 anni di esistenza, che saranno celebrati nel 2020. Vogliamo una volta in più incoraggiare tutti voi ad essere presenti con noi. Avremo festeggiamenti specialissimi, come per esempio la Dinner Dance che facciamo ogni anno alle Park Banquet Hall il 17 agosto, cominciando alle 6 del pomeriggio. Poi avremo la domenica alle 3 del pomeriggio, cominciamo la celebrazione liturgica, e così via. La processione è una cosa molto speciale, che è l'attività sociale di intrattenimento, e così un momento di svago e anche l'opportunità di congregare tutti che hanno partecipato quel giorno alle nostre attività. Vi invitiamo col cuore, ricordatevi, onorando la Madonna mai rimarrete indietro. La Madonna stessa vi porta in avanti nella sua con la sua intercessione, con il suo amore. Grazie a tutti voi e ancora una volta benvenuti alle celebrazioni della Madonna Assunta 2018, e grazie anche a Enzo De Mauro per questa opportunità che ci offre di poter raggiungere tutti voi. Grazie.